Era il 27 febbraio del 1943 quando Siracusa fu colpita da un bombardamento aereo. Era il periodo della Seconda Guerra Mondiale. La città non dimentica e dal 2010 per Siracusa oggi è la giornata della memoria. Nella Seconda Guerra Mondiale gli alleati bombardarono nel nostro territorio e coinvolgendo Siracusa, Avola, Palazzolo e così via, causando morti civili tra la popolazione. Questa iniziativa della giornata della memoria siracusana negli anni passati coinvolgevamo anche le scuole. Cercheremo negli anni successivi di nuovo di coinvolgere le scuole e il comune di Siracusa. Quello del 27 febbraio fu il bombardamento che colpì più duramente la città, oltre 50 i morti, tra cui alcuni bambini, quasi tutti alla borgata Santa Lucia. Erano 8 aerei inglesi partiti di Malta che non colpivano obiettivi strategici, ma il loro compito era quello di demotivare la popolazione civile ad affiancare ancora il regime. Il secondo conflitto mondiale ha fatto registrare vittime anche in altri comuni della provincia. Anche Avola nel luglio del 43 ha contato 56 morti, tra cui i bambini. E quindi anche per noi era importante essere presente qui a questo ricordo. Palazzolo è stata bombardata due volte, il 10 e l'11 luglio 1943. Quindi ha contato un numero di vittime elevato per la densità di popolazione che c'era allora, 133 vittime, pagando un prezzo carissimo. Ci auguriamo che questi bombardamenti, o comunque tutta la storia nostra locale del 43, arrivi anche alle scuole, ma soprattutto a un pubblico, chiamiamolo così, più ampio. Thank you.